Una comunità che si ritrova e che ha voglia di investire sulla propria produzione agroalimentare. Passato il duro periodo della crisi del tessile, Sinagra è tornata a scommettere su se stessa e sul turismo. E per farlo l'amministrazione comunale ha messo insieme i giovani e le realtà produttive locali con un forte investimento sulle manifestazioni di quest'estate che hanno portato decine di migliaia di visitatori nel centro collinare. Tra serate dedicate alle produzioni agrumicole, degustazioni di anguille, feste di artigianato e prodotti locali, la risposta è stata entusiasmante. I nostri propositi erano esattamente questi e i primi giorni, già cospicui devo dire, ci stanno dando ragione. Il cartellone è ricco anche di eventi importanti, eventi come si diceva appunto, dove la gastronomia diventa centrale, e in tanti di questi eventi la partecipazione è davvero massiva. Lo scorso fine settimana è stato invece caratterizzato da importanti appuntamenti musicali come i concerti di Alice Caioli e dei Modena City Ramblers. In tantissimi al concerto della band che ha proposto il proprio storico repertorio senza risparmiarsi un attimo e sino a trascinare la piazza con il brano dedicato a Peppino Impastato, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 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 100 passi. Un successo, quello delle serate di Sinagra, che porta soprattutto la firma dei giovani. Siamo molto ma molto soddisfatti, io in qualità di consigliere comunale ma anche storico membro dell'associazione, infatti nonostante abbiamo cercato di mantenere nel tempo questa manifestazione in modo tale che possa diventare un appuntamento di spicco. Siamo contenti di come sta andando. Vediamo comunque il proseguo, adesso siamo ancora nella prima fase perché c'è il percorso gastronomico, adesso ci sarà la sfilata di moda, dopodiché ci sarà il concerto dei Modena City Ramblers finalmente qua a Sinagra e poi concluderemo con una serata danzante tra giovani.